Siamo quattro. In che senso piani? Sono quelli piani, cioè, tondi e... Questi, no? Sì, è vero. Franco ha avuto modo di riflettere sugli ultimi avvenimenti e ha ancora qualcosa da dire. Per questo ha invitato Marco a cena. Quando ho telefonato per sapere se potevano assistere al patto, non volevamo toglierti a te. No, no, te l'ho spiegato. Sì, però c'è modo e modo. Come l'ho detto io, è minorenne comandava. Cioè, qui non comanda nessuno. Sì. Era solo per dire. Lì c'è una ragazza con tuo figlio. Sai, c'ha 16 anni. A 25 una madre, magari in questo momento io ho solo detto così, però lo dovevo spiegare perché ci sono rimasto male, dico, ma mi è uscita. Mi è uscita male la telefonata, come per dire. Minorenne, come hanno io? No. Perché poi io non obbligo Penelope, il modo in cui l'ho cresciuta è sempre farla ragionare per la cosa più giusta. Quindi io mi scuso se ho potuto offendere o non uscirmi bene, ma parte a parte conta pure tutti noi. Marco però deve pure capire che da sta parte c'ha un genitore maschio che c'ha una figlia di 16 anni incinta. Ho provato ad insistere fino a un certo punto, però sapendo che lei, essendo minorenne, l'unico modo era uno dei due genitori, mi sono fatto da parte. Ecco qui. Grazie. Ti ho fatto piatto. Dai. Siete grazie. Fortunatamente non c'è stato più modo poi di parlare fra noi quattro, in famiglia, perché questa è una famiglia. Vuoi o non vuoi, per noi ormai sei un figlio, giusto? Purtroppo voi, io vi devo spiegare a lei, perché voi vedete molto la storia voi due. Qui devo fare una piccola convivenza nei miei tempi, quindi se tu, io ho detto a lei, non ci permetti di entrare in confidenza con te, è inevitabile che ti devi per forza un po' aprire, se no vive come un ospite, è brutto. Vabbè, comunque cioè, ci sta, che è ovvio che uno ancora si deve già abituare ancora al pensiero. Però è ovvio che comunque uno sai dice... Sai quanto mi basta poco bene a me. Sì, però... Sai che a me mi compri con una caramella. Tu come la pensi? No, beh, è giusto che io, non lo so, sono tipo più riservato perché sono fatto così pure comunque a casa, non è che parlo chissà che... Cioè, se devo dire qualcosa mi devono fare le domande. Allora dico, visto che stiamo diventando tutti una grande famiglia, ora pure che ci cominciamo ad alleggerire tutte queste timidezze. I miei genitori vorrebbero questo, ma non perché vogliono costringere nessuno, anzi, hanno fatto anche capire che ognuno ha il loro tempo. Cioè, non mi dici, posso prendere questa, posso prendere... No, la prendi... Fai come se fossi a casa tua. È una cosa che stiamo provando a fare, però penso che comunque giorno dopo giorno ci riusciremo. Come segno dell'armonia ritrovata, Penelope e Marco hanno chiesto a papà Franco di accompagnarli a comprare il passeggino per Santiago e lui, in quanto futuro nonno, è lieto di potersi accertare che faranno la scelta migliore per il suo nipotino. Sera. Sera. Buonasera. Ti dicono, ho visto qualcosa. Ok. Volevo vederlo anch'io. Se ci davi te qualche consiglio, qualche cosa... Ok. C'è un trio molto carino che posso consigliarvi. Composto da la carrozzina. Ok. Questo abbassare... Questa sarebbe... Questa è la carrozzina. Poi c'è il l'ovetto. Ah, questo è l'ovetto. Ah. E poi c'è il passeggino. Ah, questi tre pezzi. Questo esatto, non capivamo come l'ha fatto. Sono i tre pezzi. Questo, volendo, potete montarlo anche sul telaio. Ok, il destro rimane premuto, il sinistro e lo stacchiamo. Io più si avvicina la data del parto e più ci tengo a far unire loro. È un ruolo molto importante. E ogni volta che lo dobbiamo chiudere dobbiamo togliere uno di questi tre e chiuderlo? Beh, sì. Cioè questa è la scocca che rimane, esatto. Non c'è più come una volta il passeggino, no. Che chiudi. No. Quindi è solo la scocca. Esatto. Questa come si chiude invece? Marco, ci posso parlare quanto voglio, ma se poi lui ha un tempo diverso... Non posso farci niente. Verso di là, no? Sì, sempre. So che tanto poi papà magari si scioglierà un po' di più e so che mi lascerà fare tutto quello che voglio come ha sempre fatto. Il destro rimane premuto, poi premi questo. Allora lo alzi, ok. Posso vado io? Vai, vai. Questo lo messo così, no? Penelope è vissuta fino all'altro anno dentro una campana di vetro. Quindi...
è completissimo, cioè è una cosa completissima. Adesso a tutti questi cambiamenti tutti assieme, io pure ho bisogno di metabolizzare. È loro, è loro che devono scegliere, giusto così. Non ci riescono più, se sono bloccati. Ecco. Ah, no, no, c'è altro. È una bambina, gli può succedere di tutto e io ancora la vedo così, quindi mi devo più adattare io, ecco, che mi devo adattare io ai loro tempi. Va bene? Sì, sì, certo. Se per voi va bene, ok, questo è confermiamo. Sì. Confermato. Ok. Confermi, ma va bene sì, questo? Sì. I genitori vanno questo, questo va bene. Questo abbiamo scelto. Senti, ma eventualmente il materasso è lavabile? La domanda così. E si sfodera? Posto. Perfetto. Grazie. Ci si deve anche abituare a questo fatto. Tempo al tempo, ha detto, tutto qui. Tiene veramente una bella scelta. Bravi ragazzi, sono contento. Certo, spero accada il più possibile questa cosa. Però aspetta, un'altra cosa fatta. Quando Franco è diventato il papà di Penelope, era solo un ragazzo. Essere un papà così giovane per lui ha significato crescere insieme alla sua bambina. Adesso però sarà Penelope a dover intraprendere lo stesso percorso insieme a Santiago. Per farlo, ha bisogno di far capire a suo padre che, nonostante la sua giovane età, può davvero fidarsi di lei. Ah, io domani tanto non c'ho niente da fare. Mattina non da solo da ginecologa. Sono passata da ginecologa, devo chiedere se giovedì dobbiamo andare a fare la visita. Se giovedì dobbiamo andare a fare la visita, andiamo a fare la visita. E venerdì si va a Roma. Cerchiamo di stare un po' più tranquilli, pure perché adesso di qua, capace che stanotte ti svegli, ma cuori, tocca cuori. No, no, no. Non dico stanotte. No, anche no. Ma chiudi l'occhio, sveglia e sei arrivata. Penelope e Marco ancora non realizzano che fra pochissimo diventeranno genitori e che fra pochissimo prenderanno una creatura in braccio. Ho detto stamattina, ho detto ieri, lo sto di ogni giorno. Però sei angoscia. Non è angoscia, sei arrivata. Ma conta. Papà, non lo so, fidati. Sei arrivata, appunto. Tu fai conto che già ce l'hai, che sei partorita. Non ci entrano nell'ottica, ancora non ci sono entrati. Fai conto che mancano pochi giorni, come quando io mancano 10 giorni a Natale, quelli sono. Quindi se riusciamo a levare tutte le cose possibili, anzi, mi raccomando, cercate di organizzarvi che entro lunedì, martedì, io ci dovrei tutta la roba qui. Capisco che sto per partorire e lo so che mancano pochi giorni. Però non me lo dire sempre, cioè, magari tienilo per te, perché a me poi magari mi metti ansia, mi metti angoscia, quindi... Vai a dormire sempre, la cosa che potrebbe essere... Il giorno quando ti svegli dici chissà se oggi... Vabbè, però non gli mette... Sì, infatti, certo. Come non ci pensavo? Cioè, io non ci parlo più la notte, cammino come i matti, parlo da solo, parlo di fantasmi. A me non mi piace fare cosa all'ultimo momento. Quindi preparatevi, siate pronti, parlatene. Manco dove sei andato a partorire. Amore, buongiorno. Come ti senti stamattina? Bene, bene. Ieri sera prima di addormentarmi, calci, pugni. Piccolo, amore. Mamma mia. Amore. Che ansia. Mio papà mi ha messo ancora di più l'ansia. Ma tu non devi stare a guardare quello che dice lui, è maschio, ok? Tu devi stare tranquilla, devi andare là, tanto lo devi fare tu, non lo posso fare io al posto tuo, se non lo facevo. Tranquilla. Sei un po' forte, che un po' forte, però con naturalezza l'hanno fatto tutti. Quest'ultimo mese è pazzesco, c'ho una paura tremenda, perché ho una doppia paura. Se prima, quando aspettavo Penelope, avevo paura per me, adesso ho paura. Per lei, per il bimbo e per me. Adesso non c'è papà, Susi. Contami. Così te lo spiego. No, c'ho paura che mo che arriveranno i dolori, che dovrò partorire, che dolori saranno, quanto dureranno. Il bambino nasce, ok. Va bene, tutti bello, bello, bellissimo. Ma lei c'è mia figlia, però, che soffre. Perché arriva da un momento all'altro, capito, che non te lo aspetti, quindi è ancora peggio. Non sono preparata per niente. Io quel vederla soffrire lì mi distrugge proprio. Come va? Al momento che è quel momento, arriva, ci stanno i medici, ci stanno tutto. Sei tu in primis, naturalmente. Tra l'altro è un dolore che io non conosco perché io ho fatto il cesareo,
hanno fatto tutto loro, quindi neanche glielo so spiegare. Quindi per me è nuovo come è nuovo a lei. Tutto quello che ti dicono, le cose pure che vedi nei film, quello che ti hanno detto, ti è mai capitato di vedere un film che stavano per partorire. Tutto quello devi avere la forza più... sei tu che lo devi far partorire, cioè devi partorire per forza. Anche perché mo sta mia antica, te lo sento qua, qua, dappertutto. Senza aver paura, devi essere forte. Quel giorno c'ho paura che è di notte. Cioè di notte non lo so, oddio, mi spaventa il triplo. Ti svegli di notte, sì, no, oddio, mi mette... No, io sono terrorizzata. Io mi auguro che fai in 3 minuti proprio. Che ci devo dire, amore, quando sarà scaldo.